Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'Assemblea ha nominato i componenti del Comitato Diritti Umani guidato dal presidente Mauro Laus. L'organismo ha sostituito l'Associazione per il Tibet. Ne faranno parte due componenti dell'ufficio di presidenza, le consigliere Baricco e Gancia, gli ex consiglieri Artesio e Leo e 10 personalità esperte in materia. È sceso di 1.400 unità in 2 anni il numero dei detenuti in Piemonte. Rimane però l'emergenza del reinserimento lavorativo, il miglior strumento per abbattere il rischio di recidiva. E quanto emerso dalla prima relazione annuale sull'attività del garante dei detenuti, svolta in aula nella seduta del 14 aprile. Bruno Mellano, garante per i detenuti. La regione deve tornare ad un modello Piemonte che è stato quello degli anni 90, si deve essere più attivi, più interventisti, proprio perché è un interesse sociale, anche economico, di rendere la pena, laddove necessaria, efficace, effettiva, ma anche utile. Un convegno a Palazzo Lascheris e una serie di eventi collaterali per ricordare la figura di Carlo Levi, protagonista di spicco dell'impegno civile e della cultura italiana del Novecento. Li ha organizzati il Consiglio regionale con la Fondazione Giorgio Amendola. Dal 17 al 27 aprile il cortile di Palazzo Lascheris ospiterà la riproduzione del Telero, opera pittorica che Levi realizzò per Italia 61. Mauro Laus è presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Carlo Levi ha avuto il coraggio di raccontare la realtà nuda e cruda di quel tempo, definendo i famosi sassi di Matera come la vergogna dell'Italia. Dopo queste sue dichiarazioni ci fu la legge del 52 con la quale si lavorò per lo sfollamento della popolazione dai sassi alla parte nuova. Venne finanziato questo bene, questo patrimonio che oggi è patrimonio dell'UNESCO. Prospero Cerabona, presidente della Fondazione Giorgio Amendola. La Fondazione Amendola ha organizzato le celebrazioni del 40° della morte di Levi in 5 località evocative. C'è Torino, dove è nato, a Matera, dove lui è stato sepolto, a Firenze, a Napoli. E poi pensiamo di concludere a Bruxelles con un dono del Telero di Levi d'Italia 61 al Museo Ebraico di Bruxelles. Vivere in armonia con l'ambiente urbano, questo è il messaggio della mostra Adattarsi in città, organizzata con il Museo di Scienze Naturali e allestita all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio. L'esposizione di 52 fotografie è articolata in 2 sezioni, l'uomo e la fauna e la flora, e ripercorre la transizione dalla vita rurale a quella urbana. Presentato al Politecnico di Torino il manifesto delle start-up, progetto delle associazioni e degli enti iscritti alla consulta regionale dei giovani. Obiettivo? Raccogliere idee e linee di indirizzo per una legge regionale proposta dai giovani start-uppers per trasformare il Piemonte in un polo attrattivo per la nuova imprenditoria delle idee. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.